in collaborazione con Aeroporto Internazionale di Napoli, Carpisa, Yamamai, Norge, una produzione VG Channel. Cara Serena e caro Romano, oggi vi rubo il posto perché mi trovo a New York, come avrete visto nella puntata di Viaggi, e sono qui oggi perché voglio raccontarvi di un posto fantastico. Si chiama Sottocasa Williamsburg ed è il luogo in cui si mangia la migliore pizza napoletana a New York. Dunque, benvenuti ad una nuova puntata di Cibo e Dintorni. Ed eccomi all'interno di Sottocasa Williamsburg, la pizzeria della mia amica Laura. Ciao! Anzi, sarebbe meglio dire Laura e Luca, sì, che è tuo marito. Esatto. Ma come nasce la storia di questa pizzeria? Allora, Sottocasa in realtà si chiama così perché la prima location è nata a Borough Hill, a Brooklyn. E le casette di Borough Hill sono le tipiche casette dei film, quelle in cui... Quelle che vediamo... Quelle di cui siamo tutti innamorati. Esatto. E essendo a più piani, ci sono delle scalette che portano di sotto, dove c'è quella che si chiama The Garden Apartment o The Garden House, e lì abbiamo ricavato il ristorante, la pizzeria, e quindi era letteralmente sotto casa, perché sopra di noi ci sono altri 3 appartamenti. E sotto casa per noi aveva senso di anche familiarità esatto. della pizzeria del quartiere. Però poi avete scelto di osare e quindi di esatto. spostarvi leggermente da sotto casa, quindi proprio sotto casa vostra. Sì, e siamo venuti a sotto casa di qualcun altro che vive a Williamsburg. Esatto, che è un altro fantastico quartiere di New Stupendo. York. Stupendo. I quartieri più cool, come dicono qui, quindi è super trendy, lancia tutte le mode nascono da Williamsburg, da Brooklyn. Ma raccontiamo invece qualcosa di più. Io so che addirittura il forno, che è un forno a legna, adesso lo vedremo, andiamo a vederlo, certo. viene addirittura da Napoli. Napoli. Certo. E che pizza sarebbe se il forno non fosse napoletano? Cioè. E io vi posso garantire che è una delle migliori pizze napoletane mai mangiate all'estero. Yay. Quindi... quindi il forno viene da Napoli e le materie prime invece sono... Da Napoli. Giusto per No, allora, diciamo la verità. La farina è la farina Caputo, quindi la farina napoletana. L'acqua non ce la portiamo da Napoli. Sarebbe difficile, ma... So che qualcuno ci aveva provato. Mi è giunta voce che qualcuno ci ha provato, non so cosa sia successo. Insomma, però quello mi sembrerebbe un po'... Troppo. Un po' troppo, esagerato. I pelati vengono dall'Italia, i prosciutti sono i più buoni prosciutti italiani. Noi puntiamo moltissimo alla qualità, gli ingredienti sono di altissima qualità, il prodotto è genuino, è fresco e c'è una comunicazione costante sul fatto che la pizza fatta con gli ingredienti ottimi è una buona pizza e fa bene, non è la pizza presa slice in mezzo alla strada. Ed è lì che si nota la differenza poi. Totalmente. No? E allora adesso ci spostiamo al forno, così vediamo anche, raccontiamo qualcosa anche sulla storia, no? Volentieri. E vediamo quali sono le preferenze degli americani che vengono a mangiare la pizza napoletana. Ed eccoci che arriviamo a questo famoso forno, napoletano. Esatto, Gianni Acunto Forni, direttamente da Napoli. Ma voglio capire un attimo, quali sono le cose che preferiscono gli americani quando vengono a mangiare la pizza qui? Divertente. Allora, all'inizio abbiamo dovuto imporci come Intanto, una pizzeria. Scusami, ti voglio un attimo interrompere perché Minga alle nostre spalle sta cominciando a preparare per una noi. Pizza che poi assaggeremo. Due pizza e focaccia. Esatto, pizza Così. E focaccia, va bene. E quindi stavi dicendo le caratteristiche che scelgono gli americani. Allora, sicuramente nel 90% dei casi la gente entra e si aspetta di mangiare una pizza al taglio. Si aspetta di trovare una pizzeria... La loro tipica pizza, sì. diciamo. E è molto diversa perché la loro pizza è piuttosto croccante, sottile, rimane in piedi da sola.
E... non è una pizza, potremmo beh, dire. Beh, è una pizza... è una loro... nel panorama della pizza ci sono talmente tante pizze che non è la pizza autentica napoletana, sicuramente. Esatto. E quindi è divertente vedere il loro primo... la loro reazione. Sì, quasi un disappunto per non avere la pizza slice. Poi nel momento in cui comunichiamo che il forno arriva da Napoli, che la farina arriva da Napoli, che i prodotti sono fantastici, sentono l'odore della legna, l'odore della pizza, è difficile resistere, quindi e dico, la prima cosa che dicono è non sono molto affamato, e poi dicono però provo, e lì è bellissimo perché la reazione al primo morso è fantastica. Ma qual è esattamente il tipo di pizza che preferiscono questi americani? Allora, sicuramente quando entrano chiedono cheese pizza o plain pizza, che vuol dire semplice o con, anzi in realtà che vuol dire col formaggio o semplice, quindi la margherita. E la margherita è sicuramente la pizza sì, più popolare. Quando provano la bufala, bufala napoletana che arriva da Napoli, ovviamente sono innamorati anche di questo tipo di pizza, non tutti apprezzano perché è un po' troppo acquosa secondo i loro gusti. E le pizze più popolari una volta che uno inizia a sperimentare sono la Laura, name lei, after me ovviamente. Perché la mia pizza preferita in Italia era speck e mascarpone, quindi è una margherita di base e sopra poi c'è lo speck e la mascarpone, e a cui Luca ha aggiunto il rosmarino. Io ero molto contrariata perché speck e mascarpone secondo me già erano perfetti, semplici loro. E invece devo dire che il rosmarino è proprio l'ingrediente mancante. Quel tocco in più. È stupendo. E noi adesso siamo pronti per le voilà e per provare quindi la pizza. Perfetto. E allora sono proprio curioso di provare la pizza da sotto casa Williamsburg. Te la conosci bene? Io conosco benissimo, due conosco... volte al giorno. Brava, lo so, sei cresciuta bene. Quindi... sono cresciuta a pizza, ecco. Sì, ed è importante mantenere la qualità, quindi bisogna allora, assaggiarla. Allora, devi sapere che questa trasmissione, che di solito la conducono Serena e Romano, generalmente la concludono dicendo, soprattutto Romano, dicendo che lui adora molto questo lavoro, perché adora molto provare, mangiare. C'ha ragione, esatto. Bravo Romano. Tu invece so che hai un motto legato a Sottocasa Williamsburg che vuoi dirci, no? Certo, you can't buy happiness, but you can buy pizza, which is the same ovvero? Thing. Ovvero? Quindi non si può comprare la felicità, ma si può comprare una pizza, che bene o male è la stessa cosa. La stessa cosa. E allora noi buon appetito! Vogliamo essere felici, vogliamo essere qui, li mangiamo. Certo. Ciao, ciao! Ciao! Ciao.